Ma bentornati qui su WhatsApp Economy. E oggi in una location nuova, estiva. Siamo direttamente da Torre Vado. E sono tipo le 7-8 meno 20 e sta tramontando. E ancora c'è gente. Però siamo qui per discutere di altro. Infatti ho fatto delle compere, grazie a voi che acquistate dai link di Amazon. E questi soldi li ho investiti per iniziare una serie tanto attesa da settembre però. Questa è una puntata zero, se vogliamo. Da settembre inizierà una serie, e cioè la serie sulla storia economica italiana dal 1861 ad oggi. Per fare questa serie ho, appunto, come vi ho detto, ho fatto degli investimenti. Ho comprato qualche libro. Ne ho comprati, allora, più o meno 3 o 4 ce l'avevo già. Alcuni me li avete regalati voi, e altri li ho acquistati proprio grazie a voi che acquistate qualsiasi cosa, anche addirittura dei tagliaerba, grazie al mio link Amazon. E ho acquistato qualche libretto sulla storia economica italiana. E il bello è che non è finita qui. Infatti questi, che adesso sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sono 10, non saranno i soli, questi sono solo i primi. E quindi, come compito per l'estate, come un classico ragazzino di quinta elementare, mi sono comprato dei libri da studiare per poi fare a settembre la serie sulla storia economica italiana. Ora, ci sono vari libri che non mi sento neanche di consigliare, perché oltre a, appunto, perché alcuni non li ho letti, alcuni li ho studiati, alcuni li ho letti, perché comunque ho fatto un esame di storia economica e quindi li ho dovuti studiare alcuni. Altri invece non ho letto neanche una parola, e non mi sento neanche di dirvi quali sono i titoli, perché poi uno degli obiettivi è proprio quello di consigliarvi tra tutti questi, e non solo questi, che andrò a leggere. Quali sono poi i libri migliori, secondo me, da leggere per capire un po' di storia economica italiana? Però, andando a leggere almeno i titoli di questi libri, ad esempio Un miracolo non basta, ripeto, questo non è un endorsement, non so se sono dei buoni libri o meno, dovrebbero esserlo in realtà, però poi farò una mia personalissima classifica e leggerò anche, secondo me, il libro migliore, anche se poi sono delle classifiche che hanno il tempo che trovano. Però se andiamo a leggere tutti i titoli di questi libri, scopriamo come in realtà c'è sempre un fil rouge tra questi titoli: la strada smarrita, la rincorsa frenata, ascesa e declino, un miracolo non basta. Hanno tutti come perno gli anni 60, periodo in cui avvenne il miracolo economico, e quello che successe dopo il miracolo economico, perché qualcosa si inceppò dopo il miracolo economico. E uno dei molti affibbiano questo incepparsi della macchina italiana all'introduzione dell'euro degli anni 2000, e in realtà, come vi ho detto, alcuni li ho letti, ma con questo abbiamo una letteratura abbastanza ampia, ma non saranno i soli. Dovremo scoprire che le cose sono andate male già prima gli anni 2000, con l'introduzione dell'euro. Praticamente, soldoni, essendo la puntata zero, vi riassumo cosa probabilmente ci aspetterà, cioè cosa sicuramente ci aspetterà leggendo questi libri. Ovviamente faremo delle puntate per tematica, quindi ad esempio l'età liberale, l'età agli inizi del prima guerra mondiale, l'Italia tra le due guerre, eccetera eccetera. Ancora non ho idea di come suddividerla tutta la serie, ma la suddividerò e andremo ad approfondire ogni singolo contesto storico. Ma la storia economica italiana segue questo trend. Nel 1861, con l'unificazione d'Italia, l'Italia sostanzialmente era un paese agricolo e indietrissimo rispetto a tutti gli altri paesi che avevano vissuto la prima e stavano vivendo la seconda rivoluzione industriale, mentre in Italia non successe nulla di tutto ciò. Tutte le tecnologie che venivano importate dall'Italia erano vecchie, comunque era sostanzialmente un'economia agricola prettamente, quando in realtà tutte le altre nazioni, dall'Inghilterra alla Francia, alla Germania, ai Paesi Bassi, si stavano già strutturando in società industriali. Poi avvenne l'età liberale e la Belle Époque, che diede un primo impulso di globalizzazione all'intero sistema economico globale,
E da ciò l'Italia seppe giovare un beneficio e riuscì ad agganciarsi un minimo da riguardo nei confronti di tutti gli altri stati europei. Poi avvenne il ventennio, le due guerre mondiali che indebolirono, soprattutto la seconda guerra mondiale, enormemente, insieme in realtà anche agli altri paesi europei, dell'economia, indebolirono l'economia. E poi successivamente ci fu, tra gli anni 50 e 60, qualcosa che cambiò. Cioè la rivoluzione, forse la vera rivoluzione industriale che abbiamo vissuto in Italia, e cioè il miracolo economico, tra cui ho anche un libro di approfondimento, Storia del miracolo economico, che anche questo non ho letto, però poi ovviamente in quest'estate ho come compito quello di leggerlo e poi dirvi com'è. Successe il miracolo economico e effettivamente riuscimmo a raggiungere gli altri stati europei e a colmare quel gap che si era creato dal 1700 in poi con l'avvento delle prime e la seconda rivoluzione industriale. Ed effettivamente fu quello il momento in cui effettivamente l'Italia diventò un paese industrializzato e diciamo la frontiera, se vogliamo, della tecnologica nei confronti appunto del contesto globale. Perché questo di nuovo giovò di questo miracolo economico grazie all'apertura dei mercati, soprattutto europei, all'introduzione di nuove tecnologie e al costo del lavoro estremamente basso rispetto ai competitor. Diciamo che, tra virgolette, eravamo una Cina europea sostanzialmente. Poi qualcosa si inceppò tra gli anni dopo il 69 fino agli anni 80, qualcosa si inceppò non solo a livello del contesto sociale, ma anche a livello economico. Ci furono tutta una serie di scelte economiche non troppo lungimiranti e da lì iniziò il declino dell'economia italiana. Appunto il libro, ci sono tanti libri in realtà, Ascesa e declino, no? Testimonia il titolo di questo libro di Felice, testimonia appunto questa cosa, che l'ascesa del miracolo economico e poi il successivo declino, perché l'Italia non si seppe poi adeguare al contesto economico che si stava evolvendo dagli anni 70 in poi. Oppure ancora Un miracolo non basta, un altro titolo di un libro, oppure La rincorsa frenata, richiamano sempre questa cosa che dopo gli anni 60, dopo il miracolo economico, ci fu qualcosa che non funzionò all'interno dell'economia italiana. E scopriremo cosa avvenne in realtà. Poi ci fu la progressiva armonizzazione delle monete all'interno dell'Europa, il serpente monetario che poi alla fine si concluse con l'introduzione dell'euro nel 99, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che a grandi linee la storia economica italiana è sostanzialmente questa, fatta di una prima metà fino agli anni 50 di estrema arretratezza, tra gli anni 60 e 70, inizio anni 70, tra gli 50 e 60, anzi in realtà, ci fu questo miracolo economico che è qualcosa di eccezionale, no? Che effettivamente riuscì a far recuperare lo sviluppo economico all'Italia nei confronti di tutti gli altri stati europei, e poi ci fu qualcosa che non andò, e scopriremo cosa in realtà. Questa è una serie comunque scollegata dalla questione meridionale, che fa una distinzione tra nord e sud. Vedremo l'intera economia italiana nei confronti del contesto globale e cosa c'è che non va. Quindi è questo il mio compito che mi sono dato per quest'estate, e poi a settembre, ottobre vedrete i primi frutti. Questa è una puntata zero, come vi ho detto. Detto ciò, non mancheranno i video quest'estate, li farò uscire almeno una volta a settimana, spero. Qualcosa di comunque molto easy, visto che in estate comunque le views calano. E quindi poi da settembre ricominceremo con la stagione 3 di WhatsApp Economy, spero piena di tante novità, visto che ho più tempo a disposizione per fare video, e ovviamente supportato in maniera essenziale e fondamentale dagli abbonati, dagli uomini economici, come si chiama l'abbonamento, anche lì ci saranno tante novità. Però niente, io vi volevo annunciare questa novità: per quest'estate mi dovrò leggere questi e altri libri. Io mi divertirò, magari per qualcuno non è l'esatta definizione di divertimento questa, soprattutto in estate, però insomma ci divertiremo comunque, vedrete i primi frutti appunto a settembre. Sarà insomma interessante, ovviamente cercherò di fare del mio meglio, cercando di essere il più obiettivo possibile e riportando tutti gli studi che sono fatti dentro questi libri, che sono degli studi fatti da
autori accademici, da professori universitari, studiosi, eccetera, eccetera, soprattutto di storia economica. Oltre a questi ne ho altri in realtà di libri di storia economica che non mi sono sceso perché li avevo già letti, li ho studiati, però vedrete che poi nella bibliografia che ogni singolo video metto in descrizione vedrete quanti libri io avrò usato per scrivere quel libro. Niente, io siamo arrivati a 10 minuti, penso di aver detto più o meno tutto, questa effettivamente è la puntata zero da Torrevado. Tra schiamazzi e cose varie. Spero di avervi dato qualche spoiler interessante. Se avete dei consigli, dei feedback da darmi su come secondo voi dovrò portare avanti questa serie tanto reclamata, tanto richiesta da voi, finalmente la farò. La questione meridionale sarà una delle prossime. Finiremo prima, ho l'obiettivo di finire prima una serie per poi iniziarne una nuova. Quindi facciamo prima questa cosa e poi se non a fine anno, i primi del 2021, ricominceremo da capo la questione meridionale e affronteremo anche quel contesto, che è un contesto completamente diverso a quello che affronteremo oggi. Ovviamente sono correlate le cose, però il punto di vista è ovviamente differente. Detto ciò, vi saluto, ringrazio nuovamente gli abbonati che mi sostengono, non so come facciano in realtà a sostenermi, però niente. Ci vediamo al prossimo video, che non so quando uscirà, ma uscirà. No, in realtà settimana prossima sicuramente uscirà un nuovo video. Niente, vi saluto di nuovo. Ciao! E buone vacanze! Buone vacanze!